Buongiorno ragazzi, sono Mike senza nome e benvenuti a un nuovo episodio di Farming Simulator. Quest'oggi, come vedete, non sono in campo perché voglio parlarvi di una cosa prima ancora di iniziare. Allora, hanno messo due mod, perché dal menu del gioco adesso si possono gestire le mod e dal menu del gioco si possono anche vedere. E hanno messo queste due mod che secondo me sono favolose, For Real Ground Response e For Real Tire Dirt. Innanzitutto il Ground Response aggiunge degli elementi in più al terreno, praticamente le gomme adesso si vedono quando affondano nel terreno e inoltre quando si va sui campi si nota proprio che c'è un nuovo movimento, tutto molto più realistico. Secondo me questo aggiunge una grande novità alla serie. E poi abbiamo il Tire Dirt, non fa altro che aggiungere un modello dinamico per il quale le gomme si sporcano in maniera separata dal mezzo e in maniera indipendente. Ogni gomma si sporca in maniera indipendente, come potete vedere ad esempio in questa foto la parte destra del trattore è sporca mentre la parte sinistra è pulita, perché la parte sinistra è andata sull'erba, la parte destra è andata in mezzo alla fanghiglia che sta sul sentiero. Detto questo, io le ho messe, iniziamo subito la nostra partita. Ed eccomi qua ragazzi, siamo tornati, bentornati a un nuovo episodio di Farming Simulator. Allora, come stanno andando le cose? Come potete vedere i campi sono belli che puliti, questo è stato arato ed è stato anche coltivato. Il campo invece qui sta venendo arato in questo momento dal mio aiutante. Eccolo qua, guarda che bravo, bravo aiutante, bravo. E lo sta... oh scusate, sono troppo ignorante. Sta venendo seminato dal mio aiutante, l'aiutante con l'aratro e quest'altro. Infatti mi sembrava strano come attrezzo, però vabbè, non diciamo niente. Quindi eccolo qui, questo è l'aratro della Salford che ho preso nella scorsa puntata e ho iniziato a usare nella scorsa puntata. Io infatti sto cercando di fare dell'altro, quindi lascio questo lavoraccio al mio aiutante. Ho due lavoratori sui campi, quindi effettivamente le finanze sì, ne risentono un pochino, però ho racimolato 30.000 euro vendendo parte del raccolto. Infatti adesso mi ritrovo ancora con 17.000 litri di soia che ho ottenuto da tutti e tre i campi essenzialmente, più altri 7.000 che in realtà ho già venduto, più i 7.000 di girasole che ho venduto. Quindi insomma ho venduto un po' di roba per essere a questo punto. Spero tanto in una grande vendita, considerando che insomma qua c'ho il grano che sta lì a far niente. E intanto l'idea è quella di iniziare a seminare anche. La seminatrice della Great Plains che mi ritrovo in questo momento, che possiamo vedere qua nel garage, la seminatrice della Great Plains, non sapevo neanche io. Tanto che prima non c'era Farming Simulator 15 e il fatto che oltre a seminare questo che i raccolti vari, grano, orzo, eccetera, eccetera, può anche fertilizzare. Quindi contemporaneamente già dà una passata di fertilizzante e mi risparmia un po' di tempo. Sono abbastanza indeciso onestamente su quello che mettere adesso, su come continuare il raccolto, ma così a occhio e croce punterei su un po' di colza, perché la colza è stato sicuramente, oppure faccio magari un po' di colza e un po' di orzo, deciderò. Magari questo primo campo lo faccio di orzo. Dunque vediamo un po', perché non mi ricordo, non so esattamente. Selezione il seme col 10, seleziono il seme, erba no. Allora abbiamo grano, orzo, piantiamo giù un po' di orzo su questo nuovo campo. E vi faccio vedere, come stavo dicendo, la fisica dei mezzi. Allora, vediamo questa roba. Guardate il movimento del trattore sul terreno. Appena metto giù l'attrezzo, lo facciamo partire. È accesa e via. Io non sto facendo niente, sto cercando di tenere il trattore dritto perché, come potete vedere, si muove un sacco anche. La mia testa è ferma, effettivamente, se ci fate caso. E anche nel gioco la testa è ferma. E è solo che la nuova fisica, quella mod che ho fatto vedere, di cui ho parlato all'inizio, fa questa cosa qua. Aumenta il realismo del movimento del trattore sui campi.
per il semplice fatto che, insomma, come nella realtà, i campi non sono piatti, giustamente. Di conseguenza, ecco che abbiamo fatto il primo giro. Ci giriamo. E che sta venendo notte, quindi di notte io onestamente preferisco non lavorare, anche perché, allora, accendiamo un po' di fari perché non si vede più un tubo. E mettiamola giù, vi faccio vedere esternamente quello che intendo. Se vedete dietro alle ruote del trattore che ci sono effettivamente, metto l'operaio così io posso effettivamente farvi vedere. Sta correndo più veloce di me. Piazzo qua. Potete osservare come si muove la fisica dei nuovi mezzi, è veramente, cioè dei nuovi mezzi, dei mezzi, è veramente spettacolare. Tant'è che quando parte il trattore fa la sgommata. Se ci fate caso, sgomma pure. A parte questo, cioè i miei tre operai che stanno lavorando a go-go, io a sto punto sono rimasto senza lavoro, senza... Ecco, qua si vede la grande. Come sta alzando il terreno. Io rimango semplicemente a volte senza parole, per quello che magari non parlo più di tanto. Che stai a fare? Vediamo un po'. Sgomma o non sgomma? C'è stato un po'. Ha slittato leggermente, effettivamente sì, ha slittato. Allora, l'aiutante E è bloccato da un oggetto. È bloccato da quale oggetto? È bloccato da se stesso, probabilmente. Sì, in effetti c'è questa cosa qua che si blocca. Si blocca da se stesso, ma vabbè. Quindi adesso facciamo finire di lavorare i campi. E poi andiamo a vedere se magari c'è qualcosa da vendere. Anche se onestamente io farei passare, nel senso, adesso la notte, eviterei di lavorare e ci vediamo domani mattina, che vediamo darci da fare. Ed eccoci qua, buongiorno, buongiorno, buongiorno macchina, buongiorno, i miei lavoratori sono già sui campi che stanno lavorando, il campo là in fondo con l'orzo è già nella fase prima di crescita. Oddio, cos'è quella roba che vedo, dimmi che è solo l'ombra dell'albero, per favore. Sì, no, cos'è questa cosa, perché c'è un buco in mezzo, ma perché fai fare i lavori alla gente? No, è fase di crescita, c'è scritto, scusami, fase di crescita. Fase di crescita. Mi scusi, Qua mi dice che c'è. Mi dice che c'è di tutto. Vedi, è tutto pieno. Invece qua non lo vedo, sinceramente. Onestamente. O forse queste sono le erbacce. Non ho idea, perché? Perché nel negozio, faccio parlo di erbacce, perché nel negozio c'è questo oggetto che è il sarchiatore, che costa 34.000, e i sarchiatori rimuovono le erbacce che si formano tra i germogli, migliorando le condizioni del campo, e possono essere utilizzati solo nelle prime fasi di crescita delle colture. Quindi credo che questo sarebbe il momento per usare un sarchiatore.
largo 12 metri, quindi potrei anche noleggiarlo volendo, 340 al giorno e 1700 euro per una costa un'ora di lavoro. Sono curioso di provarlo e sinceramente lo proverò, ma non adesso, perché adesso dobbiamo fare altre cose. Quindi in questo momento mi ritrovo con i lavoratori che stanno lavorando per me, uno sta seminando, l'altro sta passando il coltivatore e io mi ritrovo con questo trattorino che avevo intenzione onestamente di andare e vendere un po' della roba che ho prodotto, perché potete vedere qui, non nel negozio, ma magari se non sbaglio tasto potete vederlo, che ad esempio il prezzo qua dei semi di soia sta aumentando abbastanza rapidamente. 1414, c'è un buon prezzo al Dayton Bakery. Dov'è il Dayton Bakery? Dayton Bakery, per favore non essere troppo distante. Eccolo qua il Dayton Bakery, è in città. Metto un contrassegno e adesso, se guardate sulla mappa, lampeggia il Dayton Bakery sulla mappa. Devo andare a prendere il rimorchio. E cerchiamo di fare un po' di soldi. Come avevo promesso nella scorsa puntata, nel frattempo ho anche portato il rimorchio da Brander che avevo comprato, l'ho parcheggiato lì, perché mi servirà per il trasporto dei pallet, e insomma, per il trasporto di un sacco di cose. Balle di fieno, pallet, insomma un po' di cose. E adesso vediamo di prendere questo. Sono un po' più in qua, della verità, ma ce la posso fare. Dunque, buono, buono, buonissimo. Bene, andiamo a caricare. Prendiamo tutti i semi di soia che possiamo e li portiamo al Dayton Bakery che ci fanno del buon pane. Intanto la seminatrice sta mettendo la colza sul campo. E adesso vediamo, sarà una giornata nuvolosa, per fortuna non piove, anzi sarei curioso di vedere com'è quando piove, per vedere se i tergicristalli ad esempio funzionano, anche perché con la guida là dentro vorrei dire, ma che cazzo sto facendo? Devo andare a caricare, no a scaricare, porca vacca. Ottimo, carichiamo. No, no il frumento, no l'orzo, i girasoli non ce li abbiamo. I semi di soia, butta dentro, butta giù. 8.000 semi di soia e me ne rimangono ancora, sicuramente perché ne ho ancora, ne ho 14.000, me ne rimangono ancora 9.000, un altro viaggio, quindi facciamo questi due viaggi. Al Dayton Bakery, che come potete vedere sulla mappa vi ho evidenziato dov'è il Dayton Bakery. Quindi andiamo, vendiamo questa cosa e poi ci rechiamo al negozio. Guarda, addirittura c'è il bat segnale che mi fa vedere dov'è il Dayton Bakery. Io devo stare un po' più attento perché taglio per i campi, nel senso che il trattore taglia giusto, ma il rimorchio va per i campi. Stiamo guardando che abbiamo le ruote del trattore che sono pulite per qualche ragione. Io non le ho pulite, del certo, ma sono pulite. Dobbiamo andare a sinistra. La prima volta che vengo a vendere da queste parti, quindi non so esattamente come ci si muove. Ok, c'è la rampa lì in mezzo, quindi dovrò fare un giro un po' più largo. Per la rampa. Una cosa gran figa che ha questo rimorchio in particolare è questa cosa qua, che se io premo, vabbè, togliamo il copertone e nelle impostazioni posso vedere lato scarico col pulsante 13 qua, scelgo il lato di scarica,
dal portero cereali piuttosto che lato sinistro, destra o indietro, e in base a quello lui decide come alzare. Ma ad esempio facciamo il portero cereali, perché mi piace il portero cereali, si apre il portello che vedete qua dietro, guardate che figata. Carichiamo tutto e facciamo un altro giro. E ancora una volta siamo arrivati a destinazione. Intanto scioltezza. Quindi entriamo con rimorchio cercando di non asfaltare nessuno, cercando di non prendere il cartello come abbiamo rischiato di fare l'altra volta. Ci posiamo qua sopra e questa volta vi faccio vedere la via di scarico a sinistra. Allora togliamo il telo, me la scelgo da lato portello cerari. In questa volta vogliamo invece 13, abbiamo detto che si fa, facciamo il lato sinistro e scarichiamo. Decisamente più veloce perché c'è il portello che è piccolino, mignon, mentre così può usare tutta la larghezza del rimorchio. E se abbiamo, siamo arrivati a 41.000 euro. Portiamo il rimorchio a casa a questo punto e poi andiamo a fare shopping. Bene, siamo arrivati a casa. Ho scoperto che grazie alla mod delle gomme, praticamente le ruote quando vanno sulla strada, escono dal campo, vanno sulla strada, all'inizio sporcano, ma dopodiché si puliscono, diciamo, quindi diventano pulite per via dell'asfalto. Questo rimorchio, senza star qua a perdere troppo tempo, ce lo lasciamo qua. Quindi spegniamo il fare e stacchiamo il rimorchio. E adesso voglio provare a fare una cosa. Quindi eccoci qua, è arrivato il momento di fare un po' di shopping e subito andiamo a vedere. No, i marchi non ci interessano, ci interessa prendere subito una motosega. Anzi, la motosega può essere utile per avercela in mano e usarla effettivamente. La prendo, non la prendo? Beh, io vado con una bella Husqvarna, che quella non me la toglie nessuno. Poi, però, voglio prendere un equipaggiamento per la silvicoltura. Provo a prendere il Dougherty Forestry MFG, che è una sega che in teoria si attacca al trattore, cui non ho mai usato prima, quindi sono proprio curioso di vedere come funziona. E questa la compro, mi viene 5.400 euro e potrei anche noleggiarla volendo per vedere come funziona. Serve un cavallo da serve un trattore da 60 cavalli, quindi la acquisto per 5.400, sì, va bene. E poi voglio prendere ovviamente qualcosa per trasportare i tronchi. Costa 54.000, io al momento ho 34.000, di conseguenza non me la posso permettere. Qua c'è la configurazione legna o configurazione balla. È interessante questa cosa perché onestamente non so com'è la configurazione balla. La vedrò prima o poi, costa anche di più, 1.000 euro in più. Ma la configurazione legna la noleggio, mi costerà 5.900, poi 2.700 per ora di lavoro e 540 al giorno. Quindi la noleggio per 5.940. Adesso mi aspettano entrambe al negozio e poi si va a vedere dove si inizia a disboscare. E sono arrivato al negozio, eccomi qua. Adesso cercherò di caricare intanto la sega davanti e poi ho da attaccare il rimorchio. Il rimorchio lo conosciamo dal vecchio Farming Simulator. Come cavolo si attacca sta sega? Porta, c'è questo coso per gli alberi. Si attacca dietro? Oh mio Dio, non ho mai visto, quindi sto facendo una prova. Sto facendo una prova in realtà in tempo reale. Spero che si attacchi anche davanti. Ok, eccomi da. Eccola, eccola. Vediamo un po' i comandi perché non li conosco. Accendi sega per alberi. Accendiamola. Devi solo prendere l'albero lì in mezzo.
Che figata, aspetta, aspetta, aspetta. Scusa, non si può fare niente con questa sega. Vedete? Posso anche muovere la sega, gestire la sega. Ok, ok, fa una serie di movimenti, però scusate che devo avere due mani. E come dicevo, la silvicoltura per me è ancora tutta un'incognita. Destra, sinistra, fa su e giù. Su e giù e questa fa praticamente da braccio per bloccare il tronco. Ok, molto interessante, molto interessante. Benissimo, direi che la sega funziona. Adesso ci attacchiamo dietro il rimorchio per avere dove caricare i tronchi. Per quella pazienza, ecco qua. Adesso carichiamo tutto. Via questa roba per favore. Abbiamo tutto, siamo pronti per andare nella foresta. E però direi che nella foresta ci andiamo la prossima volta. Sono Mike senza nome, vi ringrazio per l'attenzione. Ci vediamo alla prossima puntata. Non vedo l'ora di andare in mezzo alla foresta. Ciao e buon proseguimento. Ciao ciao. Ok, sono spasso. Ciao.